Bene, ciao ragazzi, in questo nuovo video andremo a vedere come risolvere la scelta ottima per preferenze strettamente convesse. Quindi, partendo dal calcolo del saggio marginale, arriveremo a come calcolare la scelta ottima. Per preferenze strettamente convesse, intendo preferenze generiche strettamente convesse, preferenze Cobb-Douglas e preferenze quasi lineari. Il metodo di calcolo della scelta ottima sarà il medesimo, chiaramente cambiano da un punto di vista teorico. Alcune cose, però chiaramente poi magari approfondiremo in un nuovo video le differenze teoriche tra preferenze strettamente convesse generiche, Cobb-Douglas o quasi lineari. Qualcosa ve lo dirò durante questo video, ma poi magari faremo un video a parte.